Perché Ratman è tra i personaggi dei fumetti italiani più amati? Chiediamo alla Ratman, non lo so. Forse perché è uno di noi, forse perché è divertente, ma non solo divertente, forse perché è un po' un imbecille in sostanza. Allora, siccome dentro di noi c'è sempre una radice di imbecillità, una radice molto profonda, e allora la gente dice, beh, insomma, dai, se ce l'ha fatta lui, ce la possiamo fare anche noi. Ecco, questo forse è il messaggio che lui trasmette attraverso questi 20 anni di serie e 25 anni dall'inizio della serie. Non avrei mai immaginato che ci saremmo visti dopo 25 anni per celebrare Ratman in questa location con così tante persone. Guarda, essere celebrati con un evento di questo genere è abbastanza imbarazzante, devo ammetterlo, perché mi prendono dallo studio, mi portano qua, io in studio sono da solo, arrivo qua e ci saranno 800 persone, insomma, capite che anche il mio terapista dice, insomma, basta, insomma, questa cosa è un impatto emotivo troppo forte per lei, che non è abituato. Tre aggettivi con cui descrive Ratman? Inossidabile, perché qualunque cosa succeda, lui resta sempre uguale. Inconcepibile, perché tu ti domandi come cavolo fa ad andare avanti nonostante tutto. È inarrestabile, perché in effetti Ratman non si ferma mai, mai. Se un lettore volesse partire adesso con Ratman, gli consiglierei di accedere tramite i cofanetti che abbiamo appena fatto, insomma, questa raccolta dell'intera saga dei supereroi che verrà distribuita attraverso le fumetterie e le librerie, in cui troverete soltanto la storia di Ratman supereroe.